La fondazione ha una doppia tradizione relativamente ai libri. Presenta libri che sono editati da altri, case editrici, con riferimento anche a autori importanti su temi che la fondazione ritiene possano essere di particolare interesse per la nostra comunità di riferimento, e l'altra attenzione riguarda i libri che edita in proprio, che rispettano ugualmente un programma pluriennale di attenzioni su vari profili. Nel caso abbiamo una collana dal titolo Ambiente e Territorio, e nell'ambito di questa collana l'ultimo volume neonato ed editato è Record Pescarese di Giuseppe Tondo Donati, che ha curato brillantemente nell'edizione che poi apprezzerete il figlio Raffaello Tondo Donati. Il nome recita proprio in dialetto, e quindi più riferimento al nostro territorio di un volume che anche come idioma assume la forma dialettale proprio non ci può essere, a prescindere anche dai contenuti. È evidente sin dall'indizio iniziale che abbiamo a che fare con un forte rinvio, un forte legame al nostro territorio e ancora più in particolare alla nostra città, Pescara, e a tutto ciò che sa, profuma di pescarese. Un libro che è stato voluto dalla Fondazione Pescara Abruzzo, e quindi ringrazio Nicoletta Di Gregorio, che stasera non è presente ma ha mandato i suoi saluti, e ringrazio il già presidente professore Mattoscio, che adesso appunto è il presidente dell'Università del Design di Pescara. Quindi grazie per questa bella opportunità, perché è un modo per valorizzare non solo, dicevo prima con Raffaello Tondo Donati, la poesia dialettale abruzzese, ma anche la storia di Pescara. Adesso vedremo perché. Io vi presenterò l'opera e vi presenterò un pochettino anche la valenza, seguendo un po' quella che è stata la prefazione che io ho appunto effettuato per questo volume. Allora, Tondo Donati, quando scrive questi componimenti, ha a disposizione la lingua materna, il dialetto, anche quello proprio appreso a San Valentino, appreso a Scafa, ma questo tipo di dialetto sarebbe stato un pochettino troppo marcato dal punto di vista della pronuncia, un po' più aspro, un pochettino più appunto legato al paese, e quindi magari poco fruibile a un pubblico più ampio. Quindi il dialetto, il codice linguistico scelto da Tondo Donati è quella che spesso viene definita qui a Pescara la coinè linguistica pescarese. Io preferisco chiamarlo invece in maniera forse più tecnica un super dialetto, ovvero un dialetto sul quale poi molto dibattevano in quel periodo i poeti abruzzesi. E come non posso leggervi un sonetto che si intitola Oh Pescar. Gnar vide d'angima stu balcone, e l'aria della balconata di San Silvestro, le ville, li palazze, li giardini, e stu cielo de perle, e la marina alla buttagna dello Solleone, e la pennita verde ingastunata come una filagrana argente fine, tra l'onne dello mare e la collina che va da San Silvestro a San Donato, che la pescare niente scrematura sopra hanno quadro di Tommà Cascelle, lontane lo Gran Sasse e la Maielle. Oh pescare, si proprio una pittura. Una parola su Tondo Donati. Tondo Donati è un poeta che merita di essere conosciuto, che forse è stato per un certo tempo dimenticato anche qui in Abruzzo. Perché? Perché riesce a raggiungere un obiettivo non semplice, cioè quello di essere al tempo stesso locale e universale, essere tipico e generale. Locale perché appunto parla della sua terra, del suo paese, della sua città di Pescara, ma usa la lingua della sua terra per esprimere concetti che non riguardano solo quella terra, ma che si allargano e che riguardano un po' tutti noi.
e riesce a essere tipico, perché appunto anche da questo volume emerge il volto della sua città, anzi di una Pescara, come si diceva prima, che spesso non c'è più o che è molto cambiata, ma che attraverso i suoi luoghi ci parla delle tante nostre piccole patrie. In fondo tutti noi siamo degli emigrati, tutti noi siamo persone un po' sradicate che non vivono o non vivono sempre nei luoghi di origine della propria famiglia, dei propri genitori, dei propri parenti. Questa pubblicazione ringrazio ovviamente la Fondazione di aver accettato questa proposta. Credo che chiuda un cerchio ed è anche una restituzione di momenti della vita della città di Pescara ai pescaresi. Sono momenti vissuti in prima persona da mio padre, momenti che sono diventati intimi e che poi sono stati trascritti. E quindi qui abbiamo proprio un cerchio appunto che si chiude di queste emozioni che ritornano a Pescara. E secondo me direi che il fatto che questo evento si svolga qui nella Fondazione, che è uno dei luoghi principali, non certo l'unico, ma uno dei luoghi principali della cultura di questa città, credo che dimostri anche quello che è un legame, a volte diciamo altalenante, ma un legame che sta crescendo sempre di più tra la città di Pescara e Tonto Donati. Si parla in questi 65 sonetti che sono stati così messi insieme sia di quelli che sono i ricordi veri e propri, una prima parte, che di altri frammenti. Tutti questi ricordi, come la professoressa, come Daniela ha evidenziato, sono proprio momenti intimi. È una diciamo un carrellarsi, una carrellata di incontri con persone, con luoghi che io ho conosciuto, molti di questi, molte persone ho conosciuto, con lo scultore Vicentino Michetti, con l'artista Armando Dionigi, col professor Francesco Desiderio, con persone che trasmettevano anche un'emozione forte. Quando lui recitava questi versi, queste poesie, proprio si sentiva il raffiorare questi ricordi. Questi versi dovevano abbinarsi all'immagine del maestro Sarchiapone. Ma non solo per un fatto affettivo, perché è un po' un'unione, no, di un rincontrarsi di due amici, ma anche perché poi insomma con la sua tecnica lui se ne parlerà, credo che davvero sia il massimo, la persona più autorevole in questo momento per parlarci delle immagini della Pescara di quegli anni. Allora, quello che non ha potuto fare Giuseppe ci ha fatto Mimmo, perché Giuseppe poi in un sonetto dice: per far conoscere a tutto questo tesoro volesse pitturare sopra una tela la luce, la bellezza e lo colore. Non l'ha fatto, la tela non gli era molto familiare, insomma, da poter usare. Invece diciamo l'illustrazione è materia del maestro Mimmo Sarchiapone. A te. Niente, allora diciamo che per poter dire qualcosa su questo libro è necessario che io faccia faccia una divisione, cioè che praticamente dica il perché, come e quando sono nate le incisioni, questo desiderio, questa voglia di incidere la Pescara, la mia Pescara, diciamo, la Pescara che io conoscevo da bambino, e poi dire il come e perché si trovano su questo libro, in questo libro. Allora, diciamo che era il 1937 quando Pasquale De Antonis, allora giovane fotografo da tre anni aveva aperto uno studio fotografico qui a Pescara,
allestì una mostra che si proponeva di raccogliere e organizzare la memoria fotografica dell'antica Pescara. Si mise alla ricerca di tutte le immagini disponibili della vecchia Pescara, quelle che coglievano luoghi importanti, angoli pittoreschi, gente comune e momenti di vita quotidiana, e dove ancora si percepiva una suggestione particolare, correva lui con la sua macchina e riprendeva il luogo. Oggi queste immagini, raccolte e scattate da Pasquale De Antonis dal 1934 al 1937, sono la testimonianza iconografica più importante del passato recente della nostra città. Come si sa, l'arte chiama arte e la bellezza chiama altra bellezza. Fu così che nella seconda metà degli anni Ottanta gli antichi bianchi e neri di Antonis colpirono il mio cuore. Capivo quelle vecchie immagini più di altri. Mi raccontavano la Pescara che vedevano i miei occhi di bambino, mi ricordavano quello che c'era dentro le case e oltre le porte ritratte nelle foto. E se ci chiediamo dove sia finita la Pescara di allora, una risposta possibile è che possiamo scorgerla almeno in parte fra queste righe. Questa, diciamo, è la parte che spiega il perché io mi sono dedicato alla traduzione in acquaforte delle vecchie foto. Cioè l'azione di Pasquale De Antonis mi colpì in maniera particolare, per cui sentì a un certo momento io il bisogno di fare quello che lui aveva fatto allora, cioè quella di riproporre la Pescara che io ricordavo, la Pescara che io ricordavo da bambino. E a Bologna naturalmente io avevo già acquistato il torchio carcografico, che era l'unico modo per poter vedere immediatamente dopo l'esecuzione, l'incisione, di vedere la stampa. Quindi attrezzo lo studio nella mia abitazione di via Dante 20. In una mattina, passeggiando per via San Vitale, vedo una scritta CIDA, Centro Italiano delle Arti. Entro dentro ed era una sala, enorme sala di esposizione, e inizio a guardare le opere che erano esposte sul muro. In fondo a questo salone c'era un tavolo con una persona seduta che stava leggendo. Io naturalmente ho fatto tutto il percorso della parete. Quando sono arrivato all'altezza di quel tavolo, i due sguardi si incrociano, un urlo che forse fuori l'avranno sentito, la solita cosa, Mimmo Peppino, quindi abbraccio, una grande emozione. E lì praticamente diciamo che ci siamo ritrovati. Erano passati 30 anni, quindi una prima volta al Cenacolo, 5 anni dopo lungo la ferrovia che mi dipinge, 30 anni dopo, quindi allora dico io, quello che deve succedere, succede. Si è appena conclusa la presentazione di un bellissimo libro di poesie dialettali dal titolo Le Recurde Piscarese di Giuseppe Tontononati. Lei ha fatto un intervento molto interessante, lo può sintetizzare gentilmente? Sì, credo che questa raccolta sia testimonianza non solo di una passione, di un amore, di un'attenzione speciale di Giuseppe Tontononati alla sua terra di origine e alle memorie della sua infanzia e della sua comunità che gli ha dato i natali, ma sia una testimonianza vera e propria di un'esperienza artistica il cui significato va ben al di là di quanto potremmo immaginare un primo momento, cioè di sole attenzioni rivolte ai localismi. In realtà i contenuti della narrazione poetica di Giuseppe Tontononati rinviano a principi molto più solidi, a principi di ordine generale, e cioè che i sentimenti e i valori di ultima istanza dell'esperienza umana non possono che essere condivisi con le relazioni, a cominciare dalle relazioni di prossimità e di comunità. E a partire da queste relazioni così significative è possibile sognare il mondo. E dunque l'espressione dialettale come archetipo linguistico per lui è solo una chiave
per guardare il mondo e guardare la sua contemporaneità, delle cui problematiche peraltro dà prova più di una volta di essere pienamente consapevole. Si è parlato anche di ut pictura poesis, cioè nel senso proprio l'abbinamento, il connubio ideale che c'è tra la poesia, la letteratura e la pittura, in questo caso con gli interventi delle illustrazioni dell'artista Mimmo Sarchiapone. Sì, ma lo stesso poeta Tondo Donati in realtà fa delle caratterizzazioni sia dei contesti che dei personaggi che sono destinatari della sua espressione poetica. E poi anche in origine egli stesso aveva una passione per la pittura e quindi è sembrato naturale un abbinamento tra poesia e illustrazione come una delle espressioni più nobili dell'arte figurativa, da anche in questo caso non sottovalutare, ricondurla all'arte minore. In realtà l'illustrazione è una possibilità artistica a cui hanno fatto ricorso grandi maestri nella storia dell'arte e quindi Mimmo Sarchiapone ne è un testimone umile ma al tempo stesso che sa evidenziare risultati strettamente artistici, quindi stilistici prima di tutto ed espressivi che non hanno nulla da invidiare a altre modalità di espressione dell'arte figurativa. Abbiamo al nostro microfono Daniela Dalimonte, che è una dirigente scolastica e una ricercatrice linguistica che ha arricchito questo volume di poesie di Tondo Donati con una bellissima prefazione. Può sintetizzare al massimo i concetti principali? Esattamente sì. Sì, allora in questa prefazione io ho voluto mettere in evidenza due elementi fondamentali. Intanto come questo volume, Ricorde Pescaresi, rappresenta davvero una mole imponente di sonetti e quartini dedicati alla città di Pescara. E non esiste un altro poeta che forse ha scritto così tanto sulla città di Pescara, quindi già in questo vediamo l'originalità del volume. Poi l'altra caratteristica è proprio che il volume riporta la Pescara di una volta, quella che non esiste più, una Pescara che spesso è stata dimenticata proprio perché, come ho sottolineato, il volto della nostra città è cambiato molto velocemente nel tempo, la sua immagine, persone, strade, luoghi che non esistono più rivivono davvero grazie alle poesie di Giuseppe Tondo Donati. E troviamo una città ricca di calore, di umanità, di suggestioni, di panorami bellissimi, ricca di lirismo, ed è la città di Pescara che vorremmo poi trasmettere anche alle nuove generazioni. Da dirigente scolastico dico che sarebbe auspicabile se questo libro fosse proposto a scuola, proprio perché gli alunni, partendo dalla storia locale, quindi conoscendo la propria città, possano poi arrivare alla conoscenza della storia grande, della storia mondiale. E ora siamo con Raffaello Tondo Donati, figlio del poeta scomparso nell'89, Giuseppe Tondo Donati, che ha curato questo libro avvalendosi di varie collaborazioni di enti e persone. Come curatore, cosa pensi di questo progetto e che emozioni hai provato in questa presentazione qui alla Fondazione Pescara Abruzzo? Parto dalla seconda domanda, delle emozioni, sì. Perché è un'emozione fortissima, è un momento importante, credo, a mio parere, di unione tra la città di Pescara e mio padre, tra la sua poesia e il vissuto di questa città, tra un insieme di ricordi che vengono trasferiti in una poesia e che ritornano. È una restituzione di tutte queste emozioni alla città. Sul primo punto, aver curato questo volume è stato un progetto durato 2 anni e devo ringraziare la Fondazione per aver creduto, dopo aver letto tutto la bozza che ho mandato, per aver creduto e sposato questo progetto, perché non è un fatto secondario che sia stato realizzato tramite loro. Loro si confermano ancora i portavoci della cultura in Abruzzo, non solo Pescara, e ai più alti livelli. Ed ora siamo con Mimmo Sarchiapone, che ha illustrato questo libro di poesie di Tondo Donati. Quali incisioni ha inserito in questo volume?
Le incisioni, praticamente una parte di quelle delle mie incisioni che sono la traduzione grafica di vecchie foto d'epoca, come ho detto appunto nella conferenza di Pasquale De Antonio, della Pescara d'Annunziana, i luoghi caratteristici di Pescara e di Castellammare. La tua amicizia con Giuseppe Tonto Donati? La mia amicizia con Tonto Donati praticamente è un'amicizia che è partita nel 1940, quando io ero ancora un bambino, con l'occasione di riuscire a far parte così in maniera molto casuale al cenacolo in cui lui partecipava insieme ad altri personaggi della Pescara, e questi praticamente Vicentino Michetti, la pittrice Isabella Ardente, il professore Maino, che poi diventò professore al Conservatorio di Musica, e altri personaggi della cultura pescarese di quell'epoca. E comunque questo libro di poesie illustrato anche da te è un inno alla città di Pescara. Beh, come è stato detto dalla Daniela Dalimonte, in effetti è un inno a Pescara, perché sono 65 opere tutte dedicate a Pescara, a quella Pescara che, a cui Tonto Donati, appunto, come esule, anche lui era rimasto legato, e la stessa maniera io, che ho vissuto per tanti anni fuori da Pescara, quindi quando si è fuori si ama il luogo dove si è nati, quindi diciamo che sia lui nello scrivere che io nel disegnarlo, forse siamo stati trascinati dalla stessa passione per l'amore, per la propria città. E per concludere, possiamo anticipare la prossima pubblicazione che uscirà? Beh, diciamo che accenniamo soltanto, non parliamo della pubblicazione, parliamo dell'evento che ormai è già fissato per il 22 di marzo al Media Museum, e sarà praticamente un bellissimo volume, molto interessante, che forse è un volume da vedere e da leggere.